celebrata martedì pomeriggio in Duomo a Vigevano la ricorrenza della Virgo Fidelis, la patrona dell'Arma dei Carabinieri. La messa è stata officiata dal vescovo Maurizio Gervasoni, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della città. Oggi si celebra la memoria di tre ricorrenze essenziali per noi, per la nostra istituzione, che riassumono i più alti valori ai quali si ispira l'agire di tutti i carabinieri. La Virgo Fidelis, che incarna la devota e umile disponibilità a offrire se stessa agli altri. La battaglia di Cucuaga, che impersonifica il coraggio dettato dall'adempimento del dovere e il senso del dolore. E la giornata dell'orfano, per la solidarietà soprattutto nei confronti dei più deboli e di chi soffre. Per quest'ultima ricorrenza, un particolare pensiero rivolgo alle vedove e agli orfani dei nostri carabinieri che ci hanno lasciato, e in particolare alle vedove e ai figli qui presenti stasera. A loro va il nostro caloroso affetto e la nostra vicinanza. Il 21 novembre, con la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma, ricorre l'anniversario dell'eroica difesa del caposaldo di Cucuaga, in Etiopia, da parte del primo battaglione carabinieri Zappieno Militato, al comando del maggiore medaglia d'oro e valore militare Alfredo Serrante, che il 21 novembre del 1941 si sacrificò in una delle ultime cruente battaglie in terra d'Africa, dove quasi tutti i carabinieri morirono in combattimento. Per quel fatto d'armi, alla bandiera dell'arma fu conferita la seconda medaglia d'oro al valor militare con la seguente motivazione. Glorioso veterano di correnti cimenti bellici, destinato a rinforzare un caposaldo di tale importanza, vi diventava artefice di epica resistenza. Ha prestato saldamente a difesa dell'impero di un settore affidabile che a tre mesi affrontava con indomito valore la violenta aggressività dei protenderanti a guerrite forze che conteneva e rimpiazzava con audaci atti controffensivi, contribuendo decisamente alla vigorosa resistenza dell'intero caposaldo. Ed infine, dopo aspre giornate di alterne vicende, a segnare per l'ultima volta in terra d'Africa la vittoria delle nostre armi. Delineatasi la crisi, deciso al sacrificio supremo, si saldava graniticamente agli spalti difensivi e li conteneva al soverchiante avversario in sanguinosa e impari lotta, corpo a corpo, nella quale comandante e carabinieri, fusi in un solo eroico blocco, simbolo delle virtù italiche, immolavano la vita perpetuando le gloriose tradizioni dell'arma. Cucuaga, Africa orientale, agosto-novembre 1941.